Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Salve a tutti, grazie per l'invito. Tanti turisti che affollano le nostre città, la nostra regione vive un momento assolutamente felice e tanti diportisti vorrebbero arrivare sulle nostre coste, ma purtroppo mancano i posti barca. Bisogna investire su questo settore che può essere trainante per l'economia? Dobbiamo dire che questo è un problema che noi dibattiamo spesso, del resto la FINA, che è l'Associazione Nazionale delle Piccole Industrie della Nautica, denuncia che a Napoli città mancano circa 600 posti barca. Questi 600 posti barca in più potrebbero naturalmente fruttare addirittura 6.300 posti di lavoro in più e ovviamente in una città dove c'è carenza di occupazione, Dio solo sa quanto questo possa servire. Si tratta di 620 milioni all'anno ed oltre di retribuzioni, ma non soltanto. Si tratta poi di mancate commesse per l'industria, per gli artigiani della nautica, per oltre 300 milioni all'anno. Quindi è necessario che le istituzioni, del resto l'associazione ha dato anche la propria disponibilità di investire, naturalmente si mettano. Ecco, si riuniscano in un tavolo di lavoro e portino avanti il progetto per il bene della città, dei cittadini, dei lavoratori. Naturalmente servono anche i posti per le grandi barche. Le grandi barche stanno comunque venendo a Napoli. Oggi, in questi giorni, abbiamo avuto la visita del patron di Facebook, che praticamente con uno yacht di oltre 300 milioni di dollari, naturalmente ha sostato qui a Napoli, a Castellammare e quant'altro. E quindi, ovviamente, tutto questo porta ricchezza e benessere, e tra le altre cose, porta anche maggiore visibilità ad una città che fortunatamente sta viaggiando dal punto di vista turistico molto molto bene. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, è partito diciamo, l'iter per il referendum abrogativo. Voi economisti siete preoccupati, insomma, che l'autonomia differenziata possa ulteriormente penalizzare il Sud? Io, ovviamente, ognuno di noi ha una idea diversa. Personalmente non vedo, diciamo, tutta questa negatività. Bisogna soltanto, perché noi lo dobbiamo ripetere fino alla noia. In effetti, per quanto riguarda l'autonomia differenziata, seppur messa in atto, ci vorranno diversi anni, tra le altre cose. Per le cose essenziali come la sanità, la scuola, ci sono i cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazioni, al di sotto dei quali livelli non si può andare. Nel caso si andasse, naturalmente interviene lo Stato per livellare comunque le prestazioni allo stesso modo in tutta Italia, perlomeno al minimo. Ovviamente poi chi è più capace naturalmente dà di più e offre di più ai propri cittadini. È il momento di rimboccarsi le maniche, io personalmente lo dico sempre, ci si deve rimboccare le maniche tutti quanti, i cittadini e le istituzioni. Del resto non è neanche giusto che molti dei fondi che arrivano dall'Europa per inezia, per incapacità o non so che altro dire, molte regioni sono costrette a restituire quanto dato a loro dall'Europa. Allora, grazie Presidente Lepre, arrivederci, buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima.